lei giustamente lo sta indossando con il pantalone, tra l'altro, che abbiamo visto prima, quindi l'abbiamo un po' declinato ad elegante in questo caso, come dicevi tu, no? È trasversale come capo. Esatto. Con un pantalone così diventa più elegante. È una linea un po' alternativa, ecco, io sono sicura che se uno ti guarda vede che c'è una ricerca particolare nei sì. tagli, è un qualcosa un po' di diverso. Un po' di diverso, esatto, quello che va a sostituire un po', non lo so, la giacca, che può sostituire il blazer, esatto. che sostituisce magari il cardigan, che va a sostituire altri tipi di indosso, e oggi effettivamente con un bel risparmio di più di 16 euro, giustamente molte amiche stanno approfittando di questa proposta. Comodità poi, perché stiamo parlando di punto minimalia che abbiamo visto prima. Guardate la fluidità e la morbidezza di questo pantalone. Esatto, vedi come diventa un completo elegante. Molto. Magari con quella giacca lì, con un pantalone, per dire, in ecopelle, diventa più grintoso, più di carattere. Così con un pantalone ampio diventa anche molto raffinato. Sì, molto. Cioè, pur essendo l'animalier, che l'animalier ti dà sempre un po' quell'idea. Invece è proprio una questione di fantasia e di volumi, ecco. Sì, poi comunque slancia tantissimo la figura, questo tipo di pantalone. Ma poi gli animali è proprio in tendenza, cioè nel senso ormai. Questa è una tendenza che secondo me non passerà mai di moda, esatto. La troveremo sempre comunque all'interno delle collezioni. Allora, il pantalone, guardate la fluidità, la morbidezza, l'eleganza di questo pantalone, la baschina è piatta sull'addome, come dicevi tu Silvia, quindi non ci dà volume, no? In esatto. più. Proprio da portare perfetto sotto. Peonia. Diciamo che il suggerimento è sempre quello di fare il tailleur, perché comunque del tailleur cioè avremo sempre bisogno, nel senso, come immagine, però poi lo possiamo spezzare. Allora, la nostra bellissima modella ha scelto il Total Look nel colore cognac, che è anche molto bello. A me, io particolarmente sono per i Total Look, nel senso tono per tono, però giustamente ci sono tante amiche che invece amano lo spezzato, insomma. Un po' particolare, bella, grintosa, in questo caso, sì. esatto, animalier. Anche io ho scelto una scarpa pitone, grintosa, esatto. Vero? Cioè è un capo molto semplice e lineare, però nello stesso tempo ha quella particolarità che ci saranno quelle che ti guardano e dicono: ma come fai a essere così tutta ordinata, che si muove, pure perfetta, non ti esatto. scomponi neanche se... Noi non glielo diremo. Noi non glielo diremo. Lo nero e così è. Allora, vediamo la nostra bellissima ecco, modella. Lei per esempio lo sta indossando senza niente sotto. E già diventa bello. Bello importante. Bello provocante. Effettivamente lei poi ha molto seno, quindi insomma rimane molto, molto importante come scollatura. Però insomma, se vogliamo andare Però, una insomma, sera. Possiamo azzardare. Esatto, no? Vogliamo far. Poi ovviamente, perché invece vuole un po' occultare la scollatura, come sì, ma basta veramente una maglia, una camicia, sotto. Un top. Allora, dalla 40 alla 52, la 44 è limitata. Ti posso dire anche una cosa, che io non amo moltissimo lo stile animalier, però questo, nonostante sia comunque importante, non mi dà fastidio. Rimane molto equilibrato.